uscito da poco, da pochissimo, il suo ultimo romanzo, Tra il silenzio e il tuono, e sono, che dire, onorata, felice di avere con me oggi Roberto Vecchioni. Roberto. Questa è una donna straordinaria. Grazie Roberto. Siamo amici da tanto. Siamo amici da tanto. Hai capito? Che meraviglia, questo è troppo alto, io sono... È troppo alto sto sgabello, sì. Pognomesco sono io, quindi bisogna stare attenti. Senti, una cosa te la devo dire. Sì. I giovani devono sentirle queste canzoni. I giovani. Dovrebbero sentire Ferradini, dovrebbero sentire... Tutti quanti. Ah, mi fa piacere che tu abbia seguito questo... Ma io ero emozionato. Sono delle melodie bellissime, oggi non ci sono più le melodie. Ma la melodia di Scrivimi. Che bella, Ferradini, poi. Ma poi tutti quanti. Lo dico dal cuore. No, ma ti devo dire che ogni volta sì. Io ho tentato sempre di fare le melodie, perché la canzone deve arrivarti proprio con una bomba d'amore dentro. Come una bomba d'amore. Una bomba d'amore. Che bello quando arrivano le bombe d'amore, Robè. Ne abbiamo poco, ed è importante averle. Quelle sono, le bombe d'amore sono... Sì, io vedo, quando mi dicono cos'è la felicità, felicità è un attimo, una cosa così, non è che possa essere eterna in ogni caso, sarebbe anche noiosa eterna. Vedo che questa alternanza di dolori e felicità, ci dà una meravigliosa chance nella vita, quella di sentirci più forti del destino, perché noi lo battiamo sempre. Anche se qualcuno muore. Mi fai venire in mente, io ho messo una maglietta che è un po' strana, perché qui c'è scritto Molon Labè. E che vuol dire? Adesso te lo dico, è una frase greca chiaramente. Quando il capo dei persiani disse a Leonida lo conosciamo tutti, no? Sì. Disse a Leonida, arrenditi, lui rispose, Molon Labè. Che vuol dire? Vieni a prendermi tu. Ah. E io questo lo sento, perché quando il destino mi dice una cosa, io gli dico, vieni a prendermi se sei capace. Perché credo che gli uomini siano più forti del destino. Io lo credo anche. Tu prima hai detto gioie e dolori, no, la vita è così, gioie e dolori, però qualcuno ha detto che si impara di più dai dolori. Certo. Che dalle gioie, che dalla felicità. L'ha detto Eschilo. Non lo volevo dire perché non volevo che tu, se no dici ammazza questa... Facciamo un'altra frase. Ecco, l'ha detto Eschilo, ma insomma, no, io faccio, non cito mai perché io sono pop, però Eschilo l'ha detto, sì, che si impara molto soffrendo. Di più. Dalle sofferenze. Non lo dico in greco, lasciamo perdere, se no sembra che sia chissà che... Ma si impara soffrendo. Perché in realtà, pensaci un po' bene, la felicità non ti insegna niente. La felicità è bellissima, te la godi, te la prendi e tutto quanto. Ma è il dolore che ti insegna le cose. Come evitarlo, come sopportarlo, come tenerlo a fianco e non farti incantare dai suoi occhi. Incantarlo tu. Perché è ovvio che nella vita ne avremo tanti di dolori, ma dobbiamo impegnarci a capire come si può fottere, non me ne frega niente. Tu ne hai avuto La parola uno. È brutta, fottere il dolore. Tu ne hai avuto uno molto, molto, molto grande di dolore, no? Come... Non si passa quel dolore. Non passa mai. Quello credo che sia l'unico dolore nella vita di una persona che non passa mai. Tutti gli altri possono passare, ma anche i peggiori. Quello no, ma soprattutto non passa a una madre. A tua moglie. Una madre non può passare. Non può passare perché è esattamente la cosa più sconvolgente, stravolgente e antiumana che possa esistere quando se ne va
una persona che è nata da te. E soprattutto, adesso senza scendere nel retorico, perché no, non è il caso proprio, e soprattutto una persona così, così bella, così aperta, così meravigliosa come era lui. E l'ho già detto, ma lo ripeto, il mondo non l'ha capito, ma non l'ha capito del tutto. Cioè, il mondo non se lo meritava. Ecco, l'hai era detto. Una persona che meritava che il mondo lo capisse di più. Però anche lì, vedi, non passa. Ma è a lui che non piaceva questo mondo? No, no. Lui avrebbe fatto di tutto, ha lottato per 17 anni, 18 anni, per scontro queste cose. Ma il mondo proprio non lo... Era una battaglia spaventosa. Ed si è risolta. Ma io sono convinto, perché io sono un credente, sono convinto che c'è un disegno, ci sia un disegno dentro questo. Cioè Dio non fa le cose a caso, non le fa mai a caso. Anche quello che sembra a noi a caso, in realtà ha un senso, ha un piccolo senso. Qualcosa deve accadere dopo. A me sono accadute tante bellissime cose. Vorrei che accadessero a mia moglie. Vorrei che mia moglie, l'ho già detto tante volte, sorridesse. È la cosa più grande che posso sperare oggi. Tutte le altre cose mi interessano di meno. Deve sorridere lei. Quando la vedrò sorridere, con quel viso da donna meravigliosa che aveva... Daria. Guarda che bella donna. Sarò felice. Non voglio altro. Voglio andare anche all'inferno. Io me lo auguro. Intanto non so se Daria ci sta guardando. Daria, ti mando... Sì, sta guardando. Un grande bacio, un grande abbraccio. Sta guardando, ci tiene, ti vuol bene anche Dario, quindi lo sai bene. 40 anni che state insieme? 43. 43? Sì, 43. Ma mi sembra un giorno. No, un giorno no, perché serve troppo. Tu hai dichiarato: io la amo come dal primo momento, la desidero. La desidero come dalla prima volta che la amo sentimentalmente, ma anche fisicamente. Sì, e appunto. La amo del tutto, proprio la donna. Hai detto niente, cioè, hai 80 anni, Roberto, ancora avere queste pulsazioni, no? Come 43 anni. Scusa, come 43 anni. Ma è così. Hai 80 anni appena fatti. Io se sento il suo passo arrivare ho subito delle reazioni fisiche anche alla mia età. Non voglio sapere di più. No, ti vengo vicino perché tu hai un portafortuna che è un cavalluccio, no? Un cavallo. Sì, sì, e hai detto non lo tengo più in tasca, ce l'ho al collo. Ce l'hai? Adesso ce l'ho al collo, certo. E com'è diventato il tuo portafortuna? Eccolo qua. Posso toccarlo? Certo, puoi toccarlo, mica ti fa male. Io porto bene, no, sai, eccolo qua. Ah, ecco, ero molto incuriosita perché l'ho letto in quella bellissima intervista che hai fatto per Vanity Fair. Un'intervista bellissima dove hai raccontato tutto. Sì, ma nel libro era aperto completamente. Tutto. Ma adesso veniamo a questo libro perché questo libro, ieri durante le prove, ti ho detto guarda che vado a casa e me lo leggo, è stato così. Per cui, essendo molto insicuro, ho sempre paura a fare delle figuracce. Per cui... Non credo proprio. No, Mara. Davvero, per cui devo... Guarda, questo è il libro che avevo ieri sera. Per cui ho messo come si fa a scuola, no? Ho messo come la ragazzina. No, perché dentro questo... Allora, sono 53 lettere. È un romanzo epistolare, io lo vorrei definire così. Sì. Un ragazzo che scrive... Che diventa grande, giustamente. Un ragazzo che cresce. Sei sempre tu. Sempre io, sì. Scrive al nonno, ma il nonno non c'è. Cioè, praticamente è il mio corpo, la mia vita, la mia esistenza di tutti i giorni. Verissima, è tutto vero lì, anche le autoaccuse, tutto quanto. Da 7 anni ad adesso. Cioè, tutte le cose importanti che mi sono capito. 81 quest'anno. Ne ho tante di cose da raccontare e tante cose da dirmi. E le scrivo al nonno. Il nonno non è un essere vero, è la mia anima, è la mia coscienza e sa tutte queste cose. Quindi non mi risponde mai. Ma il nonno scrive cose da anima, da coscienza. Cioè scrive agli amici, scrive a persone immaginarie, anche scrive persone conosciute. Anche a persone conosciute. Ci sono c'è Walter Veltroni, c'è il Cardinal Ravasi, ce ne sono tanti. Amici miei, raccontando quello che è dentro l'anima, cioè l'amore per il mondo, l'umanesimo, l'amore per lo scherzo, il gioco, il divertimento, il sogno, tutte le cose spirituali che ho dentro di me da quando sono piccolo,
E quindi è un botta e risposta praticamente. C'è tutto te stesso qua. C'è veramente tutto. In questo tutto, piccolo in pochissime libro. Pagine, 175. Sì, si legge anche di corsa perché poi vai sempre alla lettera dopo, no? Perché ti incuriosisce proprio il fatto di dire ma adesso vediamo un po' a chi scrive, vediamo adesso cosa dice. No, guardate, è un libro bellissimo che davvero consiglio a tutti quanti voi. A parte che non ha bisogno di grande pubblicità perché è già in testa alle classifiche, ma è un libro, come dice Roberto, che ci fa riflettere, pensare, no? Su quello che è un po' il senso della nostra vita. Qual è il senso della nostra vita? Io a volte faccio vedere il finale, il senso della nostra vita, sì. Il finale di questo libro. Che non svegliamo. Finale non lo svegliamo. Non lo svegliamo. Noi, tutto il resto si capisce, si comprende subito che non sono due persone diverse. No. Ma che è qualcuno che parla con se stesso. Io adesso ti faccio vedere un filmato, no? Proprio perché poi voglio sempre riallacciarmi anche a questo libro, perché in una lettera tu dici ci sono due personalità, no? Quello che sale sul palco, sì, è quello che e poi quello della vita, della nostra quotidianità. Mi ha molto colpito questa lettera. È un momento che abbiamo un po' tutti. Perché quello, mi riconosco al 100% di quello che tu hai. Cioè io leggevo stanotte e dicevo ma sono io. Perché così? È così, è male. Così. È così, tu hai la tua vita di tutti i giorni, normale, famiglia, spesa, dolci, pantofole, frittatine, quello che vuoi, amici, bocce, carte, e poi improvvisamente ti trovi su un palco a fare, a sembrare un mezzodio, insomma, per la gente a cui canti. E c'è uno scambio spaventoso, perché finché sei sui gradini del palco c'è anche ansia, anche certo. Dopo 5.000 concerti c'è ansia. Certo. Ma soprattutto ti senti una persona normale, tra virgolette. Appena sei sul palco, tutto cambia. Cioè tu sei nella mente degli altri, nell'anima degli altri e loro con te. Diventa un qualche cosa di etereo, di fondamentalmente fuori. E ci viene una forza. E cioè una forza incredibile. Forse non sapevamo neanche di avere. Allora, professor Vecchioni. Professor Vecchioni, sì certo. Professor Vecchioni, intanto grazie di essere qua. Te lo dico dal profondo del cuore. Grazie davvero. Io devo fare una cosa però. Che ti avevo poi chiesto di fare. Facciamo subito? La vuoi fare subito o la vuoi fare dopo? Ma sì, facciamolo subito. Scusa, è il compleanno di una persona speciale. Possiamo intonare, la persona speciale si chiama... Edda. Edda. C'è un microfono, un gelato? Scusate, c'è il gelato qui? Così. Allora vi spiego. Hai ragione Roberto, lo facciamo subito. Facciamo subito. Vabbè, lo spiego subito. Ecco. Però deve andare il microfono. Allora, vieni qua, il microfono va. Vieni qui, ci mettiamo, vieni qui vicino a me. Facciamo tutti per zia Edda. Zia Elda. Zia Edda. Zia Edda. Zia Edda. Per te, zia Edda. Ah, cioè, 90 anni compie oggi. Mettiti lì. Guarda lì. Dove guarda vuoi? Lì. Qua, mettete qua. È napoletana, come tutti noi. Ecco. Sono tutti con lei. Tutti i figli, i nipoti, manco solo io. E allora gli ho voluto dire, gli voglio dire da lontano che l'amo da morire. L'ho amata sempre. Digliela là. E vorrei dirti, zia, tu arriverai a 120 anni e io arriverò a 110, chiaramente. E allora ti intono questo tanti auguri insieme a chi vuole intonarlo con me. Certo. Che ricordatevi, si chiama zia Edda. Allora. Tanti auguri. Tanti auguri. Troppo bassa. Auguri a te. Tanti auguri a te, tanti auguri zia Edda, tanti auguri a te. Grazie. Tanti auguri zia Edda. Grazie. Credo che sia un compleanno meraviglioso per zia. Zia, 5-6 milioni di persone, mica... magari! Cala. Allora, partiamo da questo filmato. Ok, abbiamo parlato... Ti ho interrotto, ma mi sentivo di doverlo fare. Io pensavo di farlo dopo, ma abbiamo fatto bene a farlo adesso. Chi guarda alla strada non ci crederebbe mai. Quello che canto io, che ho dentro io,
mi fa ressa dentro, tanto che deve uscire per forza. Queste cose, come le canto, come le sento, come le immagino io, probabilmente nessuno potrebbe cantarle. Ho la camicia fuori e sono qui. Lucia Sansone. Non pensavo di diventare un cantautore. Nel momento in cui l'ho pensato, ho pensato anche un'altra cosa. Io non devo scrivere mai canzoni come gli altri. Non è poi così lontana Samarcanda. Corri cavallo, corri di là. Ho gridato insieme a te tutta la notte. Il mio impegno è quello di fare, cercare con una canzone cose mai dette, vedere da angolazioni diverse il tutto. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. Chiamami ancora amore. Le canzoni non sono querce, sono fiori. Hanno questo meraviglioso dono di saper dare consolazione, affetto, amore, passione, desiderio, speranza. Perché noi siamo amore. Non posso stare senza le canzoni. Non si può vivere senza canzoni, Mara. Per forza. Adesso mi stai emozionando, poi dicono che io mi emoziono sempre. Ma mi emoziono anch'io, ma va bene così, Roberto. Mi sono emozionato a vedere quel ragazzino, quel pischello. Quel pischello che cantava. E diceva già, io voglio fare canzoni diverse da tutti. Diceva già quello che penso ancora adesso. Non perché gli altri non siano bravi, ce ne sono di molto più bravi di me. Però io volevo fare diverse da tutti. E ce l'ho fatta. Però sì. Ce l'hai fatta, e continuo sì. A farcela. Tra l'altro il titolo del libro è tratto titolo, proprio da una frase. Da chiamami ancora amore. Certo, chiamami ancora. Hai detto che vuoi vivere fino a 95 anni perché dici voglio ancora 14-15 anni per andare al mare. Sì. Ma è meraviglioso proprio, l'espressione questo. È questa, io ho contato i miei anni, perché il destino non me frega niente del destino, lo batto sempre. Ho contato i miei anni sugli anni che vado al mare. Per cui per ancora 14 volte. Voglio andare ancora almeno 14 volte al mare. Per adesso andiamo in pubblicità e poi ritorniamo. Poi ancora qua. E mi innamoro di dove. Che ho letto ieri sera, ho chiesto a Roberto, perché dentro c'è un suo tema, eccolo qua, vedete? Delle medie, sì. Eccolo qua, cioè, lui mette nel libro questo, e io ho chiesto, ma la calligrafia non è quella di un ragazzino, di adolescente, perché quanti anni avevi? 12 o 13 anni. 12-13 anni, ma tu mi hai detto una cosa molto bella. Ecco. Non lo restituivano il tema, perché non lo davano da quella scuola, allora mia mamma è andata apposta a scuola, ha preso il tema e l'ha ricopiato perché le piaceva tanto e così ho ottenuto quel tema per grazie a mia madre. Ecco qua, e questo tema, il tema era, messo era particolare. Dentro? Sì, l'ho messo nel romanzo perché è proprio in tema col romanzo. Ed è un tema dove il bambino, il ragazzino, ha preso 9, eccolo qua, si vede sì. Già 9. Il ragazzino. Non è che prendessi sempre 9. Ma tu sognavi già allora? Io ho sognato, guarda, nella pancia della mamma, io sognavo, vedevo, ma cos'è questa cosa qua? Ah, questo è il cielo, invece era la pancia della mamma. Quindi io sognavo che fosse il cielo. Tu sei sempre stato così? Non mi tolgono i sogni, non è possibile togliermeli. Io spero sempre che la vita vada verso la parte giusta. Non sono un pazzo, so benissimo che la pace eterna non può esserci nel mondo per tutti, però so benissimo che si può lottare perché pezzo alla volta si arrivi a quello. E dove c'è questo, si è uomini e donne, se no. Senti, tu hai quello spazio, no, nel programma di Gramellini. Sì, beh, bellissimo. È uno spazio che praticamente mi sono inventato io, anche per far capire. Non solo la bellezza e l'importanza della parola e del mito, ma che la parola è la nostra vita. Cioè, perché parliamo tutti diverso? Perché abbiamo. Perché i nostri caratteri, no? I nostri, dei tedeschi, dei danesi, degli americani, sono
leggermente diversi, abbiamo, e li confessiamo attraverso il nostro langage, il nostro, la nostra, come dice il grande Ferdinando Saussure, attraverso la langue, cioè la parola e la langue. La lingua è la cartina di tornasole di un popolo. E quindi quello italiano è meraviglioso. Tu in che fondo l'italiano lì, è la lingua più tu bella. Tu in fondo lì nel programma di Massimo tu riesci ancora ad essere un professore, vero? È un po' sì. Dai, che ti piace anche per questo. No, oltre, mi piace. Oltre a insegnare noi impariamo tante mi cose piace, da te. Mi piace. Allora, il giorno che il professor Vecchioni è andato in pensione, cosa fa? Va nella classe, nell'aula, insomma, con tutti i suoi allievi e porta una canzone, addirittura la canta, arriva lì con la chitarra, era l'ultimo giorno. 40 anni non ho mai cantato in classe, quel giorno sì, era, andavo in pensione il giorno dopo. E la canzone è Sogna ragazzo. Esatto, si chiamava così. Allora a Sanremo ti devo dire, io mi sono messa a piangere, cioè un momento di una bellezza e di una commozione incredibile. Vediamo questo filmato e poi mi racconti un po' di cose. Chiudi gli occhi ragazzi e credi solo quel che vedi dentro. Stringi i pugni ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno. È importante sognare da soli, ma è molto più bello sognare con gli altri. Sogna ragazzo sogna, quando sale il vento nelle vie del cuore. Quando l'uomo vive per le sue parole o non vive più. Sogna ragazzo sogna, non lasciarlo solo contro questo mondo. Non lasciarlo andare, sogna fino in fondo, fallo pure tu. Sogna ragazzo sogna, piccolo ragazzo nella mia memoria. Tante volte e tante dentro questa storia non mi conto più. Sogna ragazzo sogna, ti ho lasciato un foglio sulla scrivania, manca solo un verso quella poesia, puoi finirla tu. E salgo sopra questo palco per giocare con la vita, ma se mi si spezza il fiato, se poi spezzo la matita, più basso il punto di partenza, più alta è la salita, ma spero che il panorama valga tutta sta fatica. Non so che cos'è l'amore, ma a volte lo percepisco in un tramonto, uno sguardo, un disco. E se mi guardo attorno penso che sono fortunato, non so chi ha creato il mondo, ma so che era innamorato. Io avevo un debito con questa canzone, perché per quanto ne pensi tu, per quello che penso io, questa canzone è molto più bella di Chiamami ancora amore, per tanti motivi, anche melodicamente. E ha avuto poco successo, in fin dei conti la cantavano i Boy Scout, qualche studente, e ho detto io ti devo far conoscere a milioni di persone. E allora l'unico modo era andare a Sanremo per farlo. Oh, peraltro Alfa, Andrea, il papà di Alfa, di Andrea, sì, che ha sempre fatto piano bar, sì, bravissimo, cantava le tue canzoni. Cantava le mie canzoni. Andrea, canzone. Alfa, è cresciuto ascoltando papà che cantava. Infatti è un rapper strano canzoni. Lui, è un rapper melodico, un rapper bravissimo, intelligente, un costruttore, non è un distruttore, è un costruttore. È un gran bravo ragazzo. Farà una gran strada sto ragazzo. Vediamo, ci ha mandato una cosa per te. Ciao zia Mara, ciao Prof Vecchioni da Alfa. Io intanto saluto zia Mara che mi ha invitato qualche settimana fa ed è stata carinissima con me. Ci tenevo a rubarvi un secondo per ringraziare davvero pubblicamente il prof, perché al di là di come andrà la mia carriera io sono grato, perché questo momento me lo ricorderò per sempre, per tutta la vita. È forse stato il momento più alto della mia carriera e sono ancora emozionato al solo pensiero. La notte riguardo il video su YouTube e dico io questa cosa l'ho fatta davvero. Quindi grazie professore, spero di poterla invitare ai miei concerti, di poterla ricantare ancora, e sono certo che in qualche modo ci rivedremo e ricanteremo assieme, e non vedo l'ora. Ciao a tutti, buona giornata d'Alfa, ciao! Tu non guardare indietro mai e vai! Che carino!
Che carino. Dobbiamo dire che però dal 6 marzo si trova in tutte le piattaforme, no? Perché voi l'avete incisa proprio... Dal 6 marzo l'abbiamo fatto apposta per le piattaforme. Ma sta avendo un grandissimo successo. È stato anche primo in classifica. Esatto. Io non sono mai stato primo in classifica. Mia. Come però vinto Sanremo. Ma non si è primi, capito? Nelle vendite di dischi o di libri non sono mai stato primo. Adesso sono secondo sui libri e primo sulla... Ecco il libro. Stasera mi dovete fare una bella figura, deve essere primo, Adesso arriva primo. Lo sai perché ho la penna col libro? Guarda, non l'ho mai chiesto, sono 30 anni. Tu vuoi un autografo da me? Voglio, sì. Tu vuoi un autografo da me? Sì. Ma non ho capito, come... Io ti amo per quello, perché entri nel ti amo nel modo più nobile. Nel facciamo modo in diretta. Più nobile, perché tu entri nel cuore delle persone e non accade spesso. Non lo sapevo, quindi devo inventarmi una frase. Devo mettere anche il cognome o basta Roberto? Devo mettere anche il cognome? No, sì, anche il cognome. Lo vuoi? Sì. Ecco per te. Grazie Mara. Grazie. Sei meravigliosa. Lo leggo dopo da sola. Perfetto. Una cosa piccola Mara, è piccola piccola. Va bene così, no? È giusto. Cosa vuoi sapere da me ancora? C'ho un treno. Vediamo un film. Sì, allora vediamo professor Vecchioni. Penso che dello senso della scuola sia la comunità, lo stare insieme. Formidabili quei anni. Non è tanto cosa si impara, le materie, la chimica, la matematica, il latino, è guardarsi in faccia, ridere, scherzare, prendere in giro, essere grotteschi, cordiali. Cioè, il senso della scuola è partecipazione. Io ho amato tutti i ragazzi per 40 anni 30, di liceo. 40? 40 anni. E 15 di università, quindi... Praticamente sono sempre a scuola. La cultura è uno spettacolo, cioè ti sta dentro, il modo di capire il senso delle cose, degli uomini, della vita, ti sta dentro e ti difende continuamente. Ecco qua, vedi. È vero, la cultura è una difesa. È così. È una consolazione e una difesa. Senti, ma tu te li ricordi tutti i tuoi alunni? No, figurarsi, me ne ricordo 3 o 4. C'è qualcuno però che ti è rimasto, no? Più... No, ci siamo anche rivisti qualche volta, sì. Sono tanti. Una certa Paola. Paola, cioè, beh, Iezzi, sì. Paola è una cantante, è una Paola è Chiara. Paola è Chiara, ma mi hanno detto che era un po'... Dava malissimo a scuola. Dava malissimo, un disastro. Sì. Ma io non davo mai insufficienze particolari. Io scrivevo P... A.S. quando non andava bene. Eri molto severo con lei. Ero severo con lei, severo sempre. Sempre. Quella, io ho fatto una scuola non facile, scuola libera, perché il liceo classico non è scuola dell'obbligo. Quindi se ci vieni devi anche capire dove sei. E quindi ero severo. Ma io praticamente conto sulle dita quante volte ho bocciato una persona in 43 anni. Senti, ma si innamoravano di te? Qualcuna sì. Parecchie? Parecchie, sì. Soprattutto quando ero più giovane. E tu come te ne accorgevi? Ma si vede subito. Ma tu facevi finta di niente, no? Facevi finta di non accorgerti. Naturalmente. Naturalmente, io... È una cosa che all'inizio è un po' un casino, perché dici... Oh mamma, che faccio? Perché quando avevo 27-28 anni ero un ragazzo. Certo. Tanto ragazzo che quando sono arrivato per la prima volta al liceo per entrare, il bidello mi ha preso a calci perché ero in ritardo. Ha detto, entra dentro, dai, io sono veramente sarei il professore. Ho
Senti, adesso lo chiedo a lei perché Paola l'abbiamo fatta arrivare qua e vediamo se anche lei era innamorata. Paola Iezzi! Sono emozionata, molto, molto emozionata. Non è vero che era così uno schifo. Sì, no, ha ragione, no. Non era un po' pelandrone. Era un po' pelandrone. Era una sì. Pelandrona. Ma lui era severo? Lui era incredibilmente umano, esattamente com'è. E chiaramente con noi a volte doveva fare un po' quello, però un po' gli pesava. A volte, pesava, sì. Un po' gli pesava. Però quando interrogava, quando comunque c'erano i compiti in classe, era bello severo, sì. Cosa hai portato lì? Questa è la mia smemoranda di allora. E non lo so, innamorata se... anche tu del professore? Noi avevamo, allora, innamorata è un parolone, era innamorata intellettualmente, noi avevamo una venerazione, ed è diverso, lo veneravamo, eravamo proprio innamorati... dell'essenza di quest'uomo, perché lo vedevamo, non lo vedevamo come un uomo in realtà. No, lo vedevamo come un'entità soprannaturale, soprattutto quando faceva le lezioni. Era bello perché lui ondeggiava sempre tra questa umanità incredibile che ha sempre avuto e questa capacità unica, perché poi non c'era nessun professore così sperimentato di persona che avesse la capacità di connettersi agli adolescenti, che è un casino, perché l'adolescenza è un periodo terribile per i ragazzi. Io ho riguardato un po' il mio diario. Cosa hai scritto? C'è qualcosa che riguarda... No, ci sono delle memorabilia, perché lui fumava i sigari in corridoi, cioè con la, ovviamente con la finestra aperta e tutto, e noi aspettavamo, io e la mia amichetta del primo banco, che era la mia migliore amica, poi avevamo un gruppetto di amiche, andavamo a raccattare i mozziconi, faccio vedere, di sigaro. No, ti prego. Ce li ho ancora attaccati, guarda. Di sigaro che il prof lasciava. No. E poi aspetta, ce n'è un altro, qua, anche qua, vedete, qua c'è un altro esemplare. No, ti prego. Di sigaro. E noi da feticiste... Ma tu non lo sapevi, no? No, lui ovviamente era ignaro di tutto. No, no, poi li pestavo anche, bisogna anche schifezza. No, ma anche perché... Anche perché lui ci teneva molto a tenere separato il mondo musica dal mondo... Noi eravamo un po' curiosi, volevamo sapere un po' di più di questa sua attività come cantante, ma lui invece era il prof e ci teneva molto a tenere separati i due mondi. Quindi soltanto alla fine dell'anno, oltre ad averci invitato al suo matrimonio, che fu pazzesco, con Daria, dove lei aveva un abito... Scusami Robby, ma io mi ricordo solamente l'abito... Perché? Perché non mi ricordo. Mi ricordo che lui era vestito in modo molto casual. Quella foto l'ho fatta io. E invece Daria aveva questo abito un po' da indiana, con questa treccia meravigliosa, certo. E l'abito rosso di Shanton, di seta rossa, alla Villa Reale. Era bellissimo. È stata una giornata pazzesca. Quando ci ha invitato al suo matrimonio non ci credevamo. E poi, insomma, lui aveva appunto questa... Lì è stata l'unica volta... dove abbiamo creato un po' più di vicinanza col suo mondo, diciamo, della musica, di cui lui non parlava mai, perché era, tranne soltanto una volta, che è successa una cosa, quasi un miracolo, adesso non so se mi uccide se racconto questa cosa. No, racconta. Una cosa un po', non lo so. Però un giorno entrò in classe e aveva un cerotto enorme, bianco, vistoso sulla fronte. Non lo ricordo più. Ecco, aveva un grande cerotto, era il 1989. E che era successo? Allora noi... Gli abbiamo proprio chiesto sfacciatamente, come solo i ragazzi sanno fare, prof, ma cos'è successo? L'hanno menata, non so. E lui ha risposto, ho litigato con mia moglie e lei mi ha tirato un bicchiere. Come, tua moglie t'ha menato? Sì. È probabile. E lei mi ha tirato un bicchiere. Ha fatto benissimo. Ma non ci credo. Sì. Sì, ha fatto benissimo. Ma perché? Perché avevi combinato, te lo ricordo. Ma perché sono stato sicuramente, ma ho avuto un atteggiamento maschilista, qualcosa però del genere. La... Mi capita ogni volta, ogni tanto, non ogni volta. Ogni tanto mi capita di fare delle scemate anch'io. Però poi chiedi scuse. Beh, come... No, la cosa bella è che ti ha scritto una canzone. Cioè, sì. Noi dopo abbiamo iniziato il compito in classe e lui ha iniziato a canticchiare. Ha fatto... E non cantava mai in classe, quindi noi così... E poi prende un block notes, una penna e si precipita fuori dalla classe. Allora noi ci siamo date di gomito, io e la mia amica mi ha detto,
sicuramente sta scrivendo una canzone. Poco tempo dopo è uscito Milady, che era un album che io ho amato tantissimo, era l'album che è uscito quell'anno, dove poi lui ha fatto questa tournée bellissima, noi siamo andati, e c'è una frase della canzone Milady che dice: Milady, smettila di bere, ti spacco in testa quel bicchiere. Sei vecchia. E noi abbiamo capito che lui aveva scritto... Ma che bello! È vero, è verissimo. Avevo scritto Milady. Quindi era vero. Sì, vedi, finalmente è dopo vero. Tutti questi anni abbiamo la risposta. Milady ero io. Quindi eri tu. Sì. È sempre sdoppiato. Ma tu sono 10 anni che non tocchi niente. No, 10 anni che non bevo. 10 e guarda, stai meglio, le più belle canzoni, a parte 2 o 3, le ho fatte da quando non bevo. Cioè... È la famosa finzione mentale per cui devi bere farti sì. Per ispirare è una grande sciocchezza, anzi direi con Fantozzi è una cagata pazzesca. Hai fatto bene. Quello parlava della corazzata poi di oggi, però vieni, ti accompagno perché adesso ci stai. Okay. E noi lo ascoltiamo. Certo. No, devi sapere Paola, tu non lo sai, sì, l'abbiamo già raccontata, Sanremo. Ah, chiamami sì. Ancora amore, eravamo nello stesso bellissimo. Albergo, io ero con Nicola, Paolo mio marito, stavamo al ristorante prima di andare a Sanremo. Certo. Io timidamente, perché poi ha ragione quello che scrive lui qui in questo libro che dovete leggere, che noi magari nella vita quotidiana siamo timidi, siamo timidi. Finché lui era da palco. Solo che mangiava, io dico Nicola, dico perché ero pazza della canzone, dico per me vince lui. Mio marito dice ma vai a dirglielo, no mi vergogno, e Nicola mi dice ma vai, gli farà piacere. Io mi alzo, vado da lui, ci conoscevamo poco. Sì. E io dico guarda che tu stasera vinci, era la finale, eh? E lui mi guarda e dice ma figurati, ti assicuro vinci tu perché la canzone è bellissima. Vero. Ce lo raccontiamo sempre. Che ogni anno che ci vediamo. Raccontiamo la siamo un po' rincoglioniti in verità perché ci continuiamo a ripeterlo, però a me piace tanto sta roba. E allora... Ve la canto. Roberto Vecchioni, chiamami ancora amore. Stai qui Paola che ce l'ascoltiamo insieme. Ve la canto con piacere. Che meraviglia. E per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la nostra memoria gettata al vento da questi signori del dolore. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà pur finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, in questo disperato sogno tra il silenzio e il tuono. Difendi questa umanità, anche restasse un solo uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Perché le idee sono come le farfalle, che non puoi togliergli le ali. Perché le idee sono come le stelle, che non le spengono i temporali. Perché le idee sono voci di madre, che credevamo di avere perso. E sono come il sorriso di Dio, in questo sputo di universo. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà ben finire,
perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, continua a scrivere la vita tra il silenzio e il tuono, difendi questa umanità che è così vera in ogni uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, perché noi siamo amore. Andate via insieme che vi dovete raccontare tante di cose. Siamo di là. È ciao, stata Mara. Un'edizione speciale, non l'ho mai cantata così, eh. Grazie. È bellissimo. Grazie, grazie Paola. Ciao, grazie a voi.